seconda, in effetti, quello che i punti luminosi creano nello spazio, ogni punto che compone un'immagine, in tutte le direzioni, come quando gettiamo il sasso nello stagno, si formano quelle onde, vediamo, si propagano in cerchio, così nello spazio la luce si propaga in onde sferiche alla velocità della luce. Onde sferiche che a grande distanza i fronti d'onda diventano piani e i raggi diventano paralleli. I raggi di luce sono sempre perpendicolari ai piani. Se poi il fronte d'onda incontra un mezzo denso, per esempio un vetro con un indice di refrazione come questo, la velocità della luce rallenta in proporzione all'indice di refrazione, cioè attraversandola 1,4 volte più lentamente i fronti d'onda, come vedete, si comprimono. La lunghezza del percorso ottico, cioè lo spazio che avrebbe percorso la luce se fosse stata nell'aria, è quindi la stessa, OPL1 e OPL2, anche se sono lunghezze fisiche diverse, sono lunghezze ottiche uguali. E tutte le lunghezze ottiche di un sistema ottico sono uguali quando convergono in un punto. Attraversando in particolare quindi un raggio con facce parallele, vedo un raggio con facce parallele, tutti i raggi hanno lo stesso percorso ottico e i fronti d'onda rimangono piani. Se invece abbiamo un'ottica ideale prima di alterazioni, questa dovrà trasformare il fronte d'onda piano in un fronte d'onda sferico, in modo che i raggi convergano tutti in un unico punto, che è il fuoco dell'immagine. Questo sistema ottico ideale avrà una mappa delle aberrazioni piatta e la point space function, cioè l'immagine di un punto all'infinito di un raggio laser, sarà un piccolo disco di aria, cioè una figura limitata dalla diffrazione. In un'ottica con aberrazioni invece quello che succede è che poiché il ritardo della luce non avviene nello stesso modo in tutti i punti, la fonte d'onda aberrato reale si scosta da quello ideale in una certa misura. La differenza tra questi due fronti ideale e reale è la mappa che poi vediamo qua sopra. I raggi di luce non convergeranno più in un punto ma formeranno una caustica e la point spread function diventerà, in questo caso, se non creato cono, un pappo di questo genere. Allora, fronte d'onda che noi cerchiamo di poter misurare, ovvero misuriamo con metodi abbastanza attendibili, può essere scomposto in polinomi di Zadig, in aberrazioni semplici. Zadig ha ideato questo metodo per classificare le aberrazioni, utile a scriverle nel campo fisico, ma che hanno anche un riscontro nel campo clinico quando si parla dell'occhio. Perché? Allora, anzitutto si dividono in due fasce, quelli dei primi due ordini che sono gli ordini bassi, quelli che possiamo correggere con gli occhiali. Tutti i successivi sono invece ordini alti che non possiamo correggere con gli occhiali, ma solo con eventualmente lenti a contatto speciali. L'ordine 1, 2, 3, quello dell'ordine radiale che vediamo qua, corrisponde all'ordine del polinomio che otteniamo facendo delle sezioni di queste superfici. Quindi, primo ordine, tilde, le sezioni saranno delle rette, astigmatismo e defocus, le sezioni sono tutte delle parabole, coma e terzo ordine sono invece cubiche e via dicendo, ordini successivi. Invece la classificazione nel senso verticale di questa piramide rappresenta invece la frequenza, cioè girando all'interno di questa superficie abbiamo praticamente un profilo piatto. Se giriamo all'interno di una superficie di una coma, abbiamo una oscillazione in tutto il giro. Nell'astigmatismi, il primo ordine, secondo ordine, eccetera, abbiamo due oscillazioni, tre nel trifoil, quattro nel quadrifoil e via dicendo. Quindi con questi due indici, ordine radiale e frequenza, in senso positivo e negativo, classifichiamo tutte le aberrazioni. Quindi noi mettendo insieme una certa quantità di ingredienti, diciamo, di questo fronte d'onda, di focus, di astigmatismo, di coma e via dicendo di tutte le altre aberrazioni, aggiungendole man mano, arriviamo a una figura che corrisponde via via sempre di più a quella misurata. E viceversa, un fronte d'onda può essere decomposto, grazie alla ortogonalità,
radice di questi polinomi, in uno in un sol modo di una sola composizione di termini di Zernike, sono i pesi, quando si parla dei termini che abbiamo misurato, sono i pesi di ciascuna di queste funzioni. Un altro concetto che può essere familiare solo ad alcuni e ad altri meno è quello di somma quadratica media. Quando noi sommiamo le aberrazioni, il peso che avrà l'aberrazione di wavefront totale non è la somma, cioè se abbiamo un peso 1 più 1 non fa 2, fa radice di 2. 1 più 1 più 1 più 1 fa 2. È una somma strana, perché noi facciamo il quadrato, la somma e la radice quadrata della somma. Ed è una funzione che si usa molto in statistica, ma anche per indicare il valore efficace delle correnti elettriche, per esempio, o delle frequenze. La composizione quindi delle aberrazioni può essere rappresentata in questo modo, come abbiamo visto, una piramide vista in tre dimensioni o un istogramma, e a coppie abbiamo, ai lati dell'asse centrale, le aberrazioni complementari. Per esempio, l'astigmatismo non è composto da astigmatismo secondo regola e contro regola, perché l'astigmatismo contro regola è l'astigmatismo secondo regola con segno negativo, ma è una composizione di astigmatismo verticale e un astigmatismo obliquo. Quindi, pesando opportunamente la quantità di queste due aberrazioni semplici, otteniamo tutti gli astigmatismi e tutte le direzioni che conosciamo. Nella nostra rappresentazione siamo più abituati a parlare di astigmatismo in valore assoluto e asse, che poi in realtà è un valore picco, mentre gli altri sono valori RMS, una operazione un po' particolare. La rappresentazione degli Zernike, quindi, possiamo vederla in questo modo, in maniera un po' più familiare. Qui ce l'abbiamo rappresentata con i termini più 2, meno 2, più 1, meno 1 sommati RMS fra di loro in micron, l'equivalente dei focus in diottrie, che è una misura, può non corrispondere allo stesso di fastidio che danno, e poi messi insieme possono anche dare un risultato completamente diverso. Quindi, però almeno questo ci consente di dare un'indicazione almeno della normalità dell'aberrazione. Allora, la misura, come si fa a misurare l'aberrazione oculare? Nelle ottiche dei telescopi, è facile, si mette il raggio laser da una parte e lo strumento dall'altra. Nell'occhio questo non si può fare, quindi abbiamo vari sistemi. Ideati a partire dagli anni 80, a una aula si fece un primo sistema che era una misura nello spazio immagine. Ci sono due modi, quindi si può misurare fronte d'onda all'interno dell'occhio o fronte d'onda emergente dall'occhio, nello spazio stesso. Per un principio di diversità le due misure sono equivalenti, non perfettamente identiche, ma equivalenti. Nello spazio immagini, oltre ai cilindri crociati, che è più antico, il metodo ray tracing, cioè con uno strumento in commercio che lo usa tracing, proiettano il raggio, uno al lavoro Schelling proietta un mucchio di raggi tutti insieme, uno alla volta, e viene misurato dall'esterno l'angolo di deformazione di questi raggi. Il concetto va bene finché l'aberrazione non è molto alta, perché essendo un sistema dual pass noi dobbiamo vedere questa distorsione attraverso la donna atterrata. Quindi, a meno di calcoli estremamente sofisticati, credo che questi strumenti abbiano tutti quanti un difetto quando cominciano a misurare aberrazioni molto alte. Il più diffuso è il metodo Shakarman, che ha un grosso vantaggio. Noi praticamente illuminiamo il fondo della retina con un raggio laser focalizzato sulla retina più possibile. E quello che vediamo emergere è il riflesso retinico, come gli occhi rossi. Quando fate la fotografia con flash, vedete gli occhi rossi. Questo è nient'altro che il riflesso retinico. Cioè, lì vediamo tutto il fascio che, se il soggetto sta guardando il laser, il flash, tutta la luce che è stata concentrata sulla retina riemerge, la catturiamo, la proiettiamo su un array di lenti e quindi possiamo vedere la distorsione del fronte d'onda dalla distorsione di quei puntini che sono la proiezione dei raggi nelle varie direzioni, come abbiamo detto, sempre ortogonali al fronte d'onda. È un metodo ingegnoso, le lenti, che ha il vantaggio appunto in effetti di misurare soltanto il fascio di ritorno, cioè se la messa a fuoco non è perfetta all'andata e qui verrà fuori non un punto ma una chiazzetta, lì avremo tante chiazzette, ma tutte quante, però il centroide di ciascuna di quelle sarà esattamente fedelmente riporterà di fronte d'onda emergente. Quindi la misura nello spazio immagine, nello spazio oggetto. Un altro metodo nello spazio oggetto
che in teoria sarebbe anche migliore, ma è molto difficile da produrre, è lungo e laborioso, è il metodo soggettivo, cioè il soggetto muove con un mouse un punto finché non lo vede più incidere, e questo permetterebbe anche di misurare operazioni normali. Però non credo che non esista ancora, sarebbe stato molto forse commercio, non lo prende tutto. E le operazioni corneali invece le derichiamo dalla topografia corneale. Cosa sono anzitutto? Le lesioni corneali sono la componente delle aberrazioni oculari dovute alla cornea. Come chi ha la cronaca lo sa, sa bene, l'aberrazione oculare è quella totale dell'occhio, emergente misurata con uno Shackleman. Quella corneale è la componente dovuta alla cornea, che in genere è il 70% o l'80% della refrazione totale, però nelle singole aberrazioni può avere un peso differente. In questo caso sono molto simili come nel mio occhio e la differenza dell'aberrazione interna è soltanto aberrazione sferica e profoide. Però è un fatto molto individuale, questo è un esempio in cui aberrazione corneale e oculare sono molto simili, infatti è il mio occhio questo credo, vedo che c'è aberrazione secondo controllo regola, e questo è un altro caso in cui invece un occhio perfettamente regolare però ha una componente interna significativamente diversa da quella corneale. Mi ho fatto molto individuare. Come si ottiene il fronte d'onda dalla topografia corneale? Ci sono due metodi di calcolo, diciamo il ray tracing, nello spazio immagine e nello spazio oggetto. Questi sono due calcoli effettivi, vedete che sono praticamente quasi identiche, se non piccolissimi. Quindi facciamo questo metodo qua che è il principio di Fermat, te lo spiego in questo modo. Cioè, supponiamo di conoscere la fovea, almeno in base alla miopia nota di questo paziente, la misopia, e se noi facciamo partire i raggi tutti insieme, vediamo che quelli in periferia raggiungeranno la cornea prima di quelli centrali. E quindi cominceranno a entrare in aria andare più veloci e in una cornea ideale dovranno arrivare tutti contemporaneamente al traguardo, quindi formando un fronte d'onda perfettamente piano. Questa superficie ideale ha un nome. Chiama ellissoide di Cartesio, uguale di Cartesio, ed è un ellissoide con eccentricità pari a 1 sull'indice di refrazione, che se supponiamo complessivamente dell'occhio 1,375 dovrebbe essere intorno a 0,7. Sappiamo che l'eccentricità normale dell'occhio è più bassa, intorno a 0,4-0,5. Questo significa che l'occhio, non essendo sferico, comunque asferico, conserva sempre un po' di aberrazione sferica, che tutto sommato ha anche una sua funzione positiva nella profondità di campo, specialmente in cornea. Allora, se abbiamo invece una cornea, come in questo caso distorta per il keratocono, per esempio, quindi appiattita in alto e curvata in basso, questa rallenterà i raggi in basso, che arriveranno un po' più tardi al traguardo, e accelererà i raggi che arrivano prima nell'aria, entrando più veloci, e arrivano. E in questo modo si forma, come vedete, un fronte d'onda praticamente speculare rispetto alla distorsione della cornea rispetto a quella ideale. E la regola del 3, vale a dire che ogni 3 micro di distorsione sulla cornea, approssimativamente, viene dall'indice 1,337, causano circa un micro di aberrazione. Sono la stessa cosa, ma non è opposto. Quindi, un keratocono, per esempio, produce una quantità significativa di coma, come vedete, ma anche trifoide, astigmatismo, dipende un po' dal peso specifico dei vari componenti. Però anche un decentramento può produrre coma. Attenzione perché, ecco, se la superficie nostra ideale ha la forma della superficie ideale, ma è decentrata all'apice rispetto al centro orbitare, quello che succede è che di nuovo qui abbiamo un ritardo nei raggi qua in basso e rallentano in alto, quindi abbiamo un'aberrazione abbastanza simile a quella di un keratocono, pur non essendo un keratocono, ma su un semplice decentramento. Questa è l'immagine della sfera di calibrazione dello strumento, presa centrata o decentrata. Quindi, diciamo, le aberrazioni non sono intrinseche alla superficie, ma sono dipendenti fortemente dalla posizione della guida del modello. Infatti questo è sempre il mio occhio, abbiamo che, come dicevo, la corneale e l'oculare sono abbastanza simili, e però se io questo coma, che è un quarto di diottria di coma, ma di notte lo vedo infatti in baffo quando è dovuto al decentramento pupillare verso il basso. Se io simulassi una mappa corneale, lo spostamento in questa posizione,
ecco che annullo praticamente il coma e ho solo aberrazione sferica. Quindi se la mia pupilla fosse lì, il coma sparirebbe. Infatti non dipende dalla superficie, come vedete, abbastanza regolare, ma solo dal decentramento pupillare, questo è abbastanza comune. Simulazioni visive, qui entriamo in un campo matematico piuttosto sofisticato, è in realtà una trasformata di Fourier della mappa di wavefront, però questo è il metodo effettivamente corretto per calcolarlo. Quando per faccio calcolate con retina spot diagram, come ho visto in alcuni strumenti, non sono attendibili perché non tengono conto delle frazioni. Questa per esempio è la polifrazione soggettiva di quella che vedete a sinistra. Come vediamo, il soggetto viene a un punto facendo un processo di convoluzione con un'immagine, per esempio l'ottotipo, otteniamo antitrasformandola l'equivalente di quello che uno vedrebbe quando tutti i punti dell'immagine formano quella che vediamo in casa. Possiamo in questo modo simulare la visione in varie condizioni di visione, selezionando le individuali aberrazioni e analizzare la polisprefaccia. Questa è la prima volta che l'ingegnere che lavora da noi abbiamo fatto disegnare al buio come vedeva un punto luminoso, dalla sua topografia corneale, tra l'altro, quindi comunque prevalente per quanto riguarda le aberrazioni, abbiamo ottenuto a una certa pupilla esattamente lo stesso grafico, vedete la similitudine tra la sprefaccia soggettiva e oggettiva, che ci ha incoraggiato molto, che eravamo ancora all'inizio. E questo è un altro scienziato di Berkeley che aveva fatto quel disegno lì a destra e la sua simulazione della topografia, abbiamo un tirato con un bilaterale. Gli era stata applicata una delle prime lenti a Berromelli, che infatti ha azzerato abbastanza bene, però era una lente rigida, quindi non la supportava molto, poi l'ha fatta cambiare più volte, aveva paura che gli toccasse l'apice. Però è importante perché la lente a contatto, se ha un contenuto sferico, non solo cancella le aberrazioni del cheratocono, ma ne aggiunge altre. E il cheratocono, la wavefront corneale, di solito contiene un 20-30% in più di aberrazioni che sono compensate dalla faccia interna, in questi casi. Comunque, la polisprefaccia, giusto per avere un'idea di cosa, come varie operazioni producono la polisprefaccia function, di fronte si astigmatismo combinati insieme possono produrre ovviamente l'effetto di un cilindro. La coma produce sempre una specie di cometa, quindi un baffo luminoso, di solito tipico, a volte uno sdoppiamento delle immagini. Aberrazione sferica produce un'aberrazione simmetrica e trifoide, quadrifoide, altre invece tipicamente a sfera. Però la combinazione delle aberrazioni non è sempre predicibile. Non possiamo riconoscere aberrazioni dalla polisprefaccia, perché viceversa combinazioni diverse possono produrre la stessa cosa. Addirittura, se noi abbiamo quella quantità di defocus, vedete l'effetto che produce nella visione, e quella quantità di aberrazione sferica che da sola produrrebbe questo effetto nella visione, combinate insieme producono questo effetto qua. Quindi l'aberrazione addirittura volte, anche se il valore RMS, se vedete, dovrebbe leggere, ma comunque è più alto da sotto il valore RMS, ciò nonostante la qualità della visione è meno contrastata all'immagine, chiaramente, però si riesce a leggere fino alla settima riga. E questo è molto importante poi quando vedremo il rapporto di Strehler, come possiamo migliorare. Per concludere, ecco come la polyfrequency function si presenta. In teoria più grande la pupilla e meglio dovremmo vedere. Tutti saprete che non è così, non so se avete mai incontrato un paziente che funzionasse in questo modo, ma nelle ottiche ideali sarebbe così. Von Helmholtz disse, parlando dell'occhio, se qualcuno volesse vendermi un obiettivo con tutte queste aberrazioni, io glielo darei indietro ancora i soldi. Non è affatto un sistema perfetto. Nella realtà quello che succede è questo in un occhio normale, cioè la visione ottimale ce l'abbiamo intorno ai 3 mm, 2 mm comincia a aumentare la diffrazione, con lo stenopeico, però se andiamo oltre di solito l'aberrazione aumenta sempre. E più la pupilla grande più diventa una sfida, posso fare trattamenti, lenti, un particolare tipo di correzione. Questo potete vedere anche in un filmato, come l'effetto della dilatazione pupillare aumenta in generale. Operazioni, quindi peggiora la qualità della vista di una linea di visione. Beh, va bene, per
concludere allora questi approfondimenti, potete trovarli in vari libri, sicuramente il fenomeno è rimasto di Fabiano, una buona pubblicazione che si è un po' datata, e adesso recentemente anche per la fotografia, visto che è una edizione abbastanza recente.